Due anni sono passati in fretta, due anni però ci hanno segnato. E poter rivedere gli amici anche di altre regioni al Vinitaly è sempre bello. E ritroviamo Filippo Polegato dell'azienda Astoria. Intanto è sempre un piacere, come abbiamo detto, rivedersi dopo tanto tempo. Sì, difatti vi ringrazio tanto per essere passati anche quest'anno al Vinitaly. Diciamo che proprio è tappa fissa ormai con gli amici comunque dell'Abruzzo rivederci proprio in questa occasione. Quest'anno noi per Astoria, dopo due anni di assenza ovviamente per quanto riguarda tutti veramente i produttori, imbottigliatori, è un anno molto importante perché festeggiamo i 35 anni del marchio. E proprio in onore di questo anniversario abbiamo voluto omaggiare ovviamente mio nonno Vittorino, quindi con un restyling come potete vedere alle mie spalle, a mio fianco, il Casa Vittorino completamente rinnovato nella sua veste e la versione Magnum che ovviamente richiama ovviamente al 35esimo anno del marchio e dell'attività. 35 anni, come vediamo, lo avete anche messo in rilievo con delle luci LED di famiglia e di innovazione, soprattutto perché sì, in 35 anni di storia si fa anche innovazione. Sì, diciamo che proprio tutti questi anni hanno proprio segnato tantissime operazioni di innovazione perché fa parte proprio del DNA di Astoria, quindi ricordiamo negli anni 90 comunque la linea Cold Wine, che all'inizio era tra l'altro proprio Ice Wine, che era la prima bottiglia blu. Poi dopo ci sono state ovviamente innovazioni per quanto riguarda anche delle novità del packaging come la linea 9.5, poi dopo non ricordiamo ovviamente, dobbiamo assolutamente ricordare tutta la linea dei prosecchi dove c'è la linea Astro con la bottiglia tutta quanta intagliata, che è sempre stato un tributo comunque all'arte del vetro di Murano e a Venezia, che per noi è sempre indubbiamente un onore e un orgoglio essere parte comunque di un territorio dell'ex Repubblica Serenissima. Ecco, in questi anni però le attività sono state chiuse, il Covid ci ha un po' allontanati e voi con la vostra linea che tu hai appena ricordato siete stati molto attivi nelle attività di ricreazione, nelle attività della discoteca e della ristorazione. Ecco, piano piano si sta ripartendo e per voi il mercato che cosa dice? Ma sicuramente, ripeto, sono stati due anni soprattutto per l'Horeca molto, molto impegnativi. Anche noi come Astoria, il nostro fatturato nel periodo di pre-pandemia, il 70% veniva proprio dato dall'Horeca, sia in Italia che all'estero. Quindi sono stati sicuramente dei due anni difficili, però per fortuna Astoria è sempre stata un'azienda aperta in tutti comunque i mercati e in tutti i canali. Quindi sia nella grande distribuzione sia comunque soprattutto anche nell'online, oggigiorno veramente sono, soprattutto l'online è veramente arrivato a livelli molto significativi per Astoria, e la grande distribuzione in questo momento di chiusura ha sicuramente ci ha dato una mano comunque a tenere un certo tipo di volume, un certo tipo di fatturato. Noi comunque già dal 2021, soprattutto nel secondo semestre, siamo ritornati finalmente a dei valori che ricontraddistinguono la storia, quindi di nuovo a questa percentuale di maggioranza dell'Horeca, e diciamo che a inizio 2022 si sta confermando, ovviamente con tutte le difficoltà del caso, perché ricordiamo che il 2022 stiamo segnando un anno molto difficile di grandi aumenti sia sotto il lato di materia prima come proprio di vino, ma anche con tutti i materiali secchi. E ricordiamoci che purtroppo le famiglie di tutta Italia, ma soprattutto anche le famiglie di tutto il mondo, ma le famiglie anche d'Italia, stanno ovviamente subendo un caro vita, un costo della vita che si sta aumentando, che sicuramente si sta segnando nei comuni, nei consumi. Per fortuna, ripeto, Astoria è aperta in tutti i canali, quindi il canale estero, comunque dell'export, sta ritornando comunque con dei segnali molto positivi. Abbiamo i primi tre mesi fino a fine marzo un aumento in doppia cifra, il canale Horeca sta sempre segnando un aumento positivo e finalmente marzo ha segnato anche per quanto riguarda l'Horeca Italia un indice positivo. Quindi siamo tutti fiduciosi che dopo questo Vinitaly e soprattutto con il Giro d'Italia, che noi è sempre 11 anni di sponsor che ci sta dando grandissime soddisfazioni, sia un momento proprio di rilancio per poi dopo il periodo estivo.